Carissimi amici, benvenuti al primo video del corso Master in cambiamento della seduta del cesso. È Matteo Baldeschi che vi parla e vi augura il miglior benvenuto possibile. Siamo qua a questa prima lezione. Io sono un docente emerito, rettore addirittura dell'Università dell'Asse del Cesso. E siamo qui in una lezione pratico-teorica. Vediamo innanzitutto il problema. Ah, il problema è notevole, ma una delle cose principali di questo corso di laurea è che vi insegnerò a mantenere la calma. Assolutamente. Questo è un corso rivolto agli albergatori, ai baristi, ai ristoratori, tutti coloro che hanno un cesso aperto al pubblico. Ecco, dovete mantenere la calma perché è naturale che i cessi abbiano bisogno della nostra attenzione. Procediamo con la riparazione. Ah, in questo caso la riparazione è piuttosto banale. Il cesso si è semplicemente sfilato. Sicuramente la seconda lezione riguarderà i vari modelli di seduta esistenti con i vari meccanismi. In questo caso sarà sufficiente reinserire a pressione il perno che unisce le due tavolette, quella superiore con quella inferiore, reinserire tale perno nel supporto attaccato direttamente sul water. Durante questi processi nascono un sacco di quesiti sul perché ancora nel 2023 esistano meccanismi così antiquati in cui la ceramica la fa da padrona. Questo materiale così scivoloso è normale che dopo un breve lasso di tempo la seduta tenda a muoversi. Ora procediamo alla riparazione e poi vedremo il risultato. Pensavo fosse più semplice. Procedo con l'acquisizione di alcuni strumenti atti alla manutenzione. Ecco, è sufficiente una piccola cassetta degli attrezzi comprata in una nota catena di supermercati low cost per risolvere molti dei nostri problemi legati a le sedute del cesso. Non sono per niente soddisfatto. Qui è necessario un intervento meglio eseguito. Addirittura potrei a questo punto sperimentare uno dei kit che ho trovato su Amazon per fissare al meglio i supporti dell'asse. A questo momento questi sono di gomma, si spera in una loro migliore adesione sulla ceramica, materiale notoriamente scivoloso, se umido, ma dato che il cesso è notoriamente umido, un po' per i bisogni
che vi vengono effettuati un po' per il continuo utilizzo dello sciacquone, non capiamo ancora noi dell'università della sostituzione del tavoletto del cesso di questo bellissimo corso di laurea, master, come mai non si sia trovata una soluzione migliore. Comunque, procediamo. Allora, questa tavoletta ha un metodo innovativo, diciamo, con una specie di stop in plastica, però. E la plastica sulla ceramica, anche questo, è un materiale, ahimè, molto scivoloso e non capiamo come sia possibile. Ecco fatto. Eliminati i primi pezzi, quindi liberato completamente il foro, andiamo a verificare se questa soluzione può essere di nostro aiuto. Innanzitutto il discorso che sia in una gomma piuttosto morbida mi sembra un'ottima notizia. Mi sembra un'ottima cosa. Allora, vediamo se si può parlare di una specie di intercambiabilità dei pezzi, come mi auguro. Potrebbe funzionare. Non si tratta che in questo caso sperimentare questa nuova tecnologia di questa epoca moderna, diciamo. Io mi auguro con tutto il cuore che si riesca a riparare in maniera soddisfacente per i miei ospiti. Allora, come avete visto, ho inserito lo stop, diciamo, chiamiamolo nero, nel apposito foro e ora facciamo una prova statica. Scusate il dilungarsi del video, ma questo è il nostro lavoro, fare video, divulgare, scusate, volevo dire divulgare la nostra esperienza acquisita in anni di sacrifici, di esperimenti, senza ombra di dubbio ci piace condividere la nostra passione per questa pratica del cambiamento del cesso, dell'asse della seduta del cesso. Sono proprio pratiche, ecco, chiamiamole così, le famose pratiche. Sicuramente faremo degli altri video teorici sull'importanza del gabinetto e sull'importanza di avere una seduta stabile, anche perché ci chiediamo come sia possibile che i nostri gabinetti di casa abbiano delle sedute praticamente eterne, in cui sfruttiamo in 3 volte al giorno in base ai componenti della famiglia, mentre
Le sedute, dei nostri appartamenti hanno una durata di circa di pochissimi giorni. Questi sono i misteri, seriamente, i misteri che ci affliggono nella nostra continua ricerca. I misteri misteriosi che rendono il lavoro anche affascinante, ecco, e poco monotono, perché ogni volta che uno viene a sostituire una seduta, si chiede come questa sia stata utilizzata e può iniziare una narrazione interiore riguardo all'utilizzo della seduta, alla tipologia di escremento che ha provocato una certa rottura, eventuali utilizzi differenti della seduta, come collier o come sex toy. Ecco, insomma, l'immaginazione poi ha infinite strade, ecco. Allora, siamo ancora nella fase sperimentale. Stiamo sperimentando i due stop in gomma comprati su Amazon, che ora vi mostrerò. Allora, sono simili come principio di funzionamento, ma hanno una lunghezza differente. Il primo stop è questo, primo stop. Il secondo stop è questo. Come vedete, il materiale è di una gomma simile, questa più lunga è anche un pochino più morbida, una gomma cinese, sarà sicuramente ipertossica. E no, poveri, non è vero, sembra non lavorano bene. E in entrambi i casi abbiamo la vite andrà a stringere il supporto della seduta e stringendo il supporto funzionerà proprio come gli stop, i Fisher per intendersi, quindi tirerà in su la parte in gomma e questa qui tenderà ad allargarsi sulla ceramica. Ora verifichiamo quale dei due funziona meglio sul nostro gabinetto, sul nostro modello di tazza. Esattamente, ora vorrei iniziare a utilizzare i termini anche più consoni a questo importante corso. Al momento non mi soddisfano al 100%. Purtroppo, comunque, iniziamo a verificare anche la corretta distanza a cui dobbiamo regolare i nostri, in modo da avere poi un lavoro più agevole. L'altro non ancora, avrà bisogno di un aiuto in qualche modo, immagino. Una regolazione più, ecco, più precisa. Vediamo se aiutando la rotazione.
Questi sono i gabinetti che hanno questa, diciamo, funzione di accompagnare poi l'asse nella caduta o nella chiusura, chiamiamola più correttamente. Ecco, inseriti, ho sentito che siano stati inseriti. Adesso dobbiamo regolare però, ecco, in modo che venga eliminato questo gioco. Ecco qua. Potremmo esserci. Ecco qua. No, ancora c'è un certo gioco che bisogna cercare assolutamente di eliminare. Ecco qua, ho sentito andare in sede, completamente in sede, il pezzo. Io direi che è un po' avanti, ma è soddisfacente come montaggio. No. Ancora non ci siamo, potremmo ricorrere a delle misurazioni con il metro. Questo sicuramente ci potrà aiutare. Vediamo l'interasse fra i due fori, che è di, diciamo, 12 e mezzo, anzi 13. A questo punto lavoriamo in un altro modo, cercando di metterli in maniera simmetrica prima di montare. Infatti qui non siamo a 13. Qua potremmo essere a 13, però non sono simmetrici, o forse abbastanza simmetrici. Ecco qua, direi che così potremmo esserci. Una lieve rotazione di entrambi per centrare. Ecco qua, siamo a 13. A questo punto procediamo a stringere ancora i nostri pezzi. Rimane un mistero, veramente, sull'utilizzo. Procediamo a una verifica. Ecco, non era 13. Ricordatevi di mantenere sempre la calma, perché tutto sommato il vostro lavoro può regalare delle soddisfazioni migliori rispetto a questa. Sicuramente regala delle soddisfazioni migliori rispetto a questa. Ok, comunque direi che ci siamo. Il cliente sarà sicuramente contento perché la situazione è notevolmente migliorata. In merito ai due nuovi strumenti comprati su Amazon, non riesco ancora a dare un giudizio. Sarà il tempo a fornire una risposta alle nostre domande.
Benissimo. Io direi che dobbiamo recuperare un pezzettino che è esattamente qua, eccolo, ci abbiamo messo il metro sotto. Eccoci qua, fine della prima lezione. Spero che vi sia piaciuta. Lasciate un like e ci vediamo alla prossima lezione teorica, in cui vi posso anticipare che ci aiuterà un collega che ho conosciuto diversi anni fa durante un mio soggiorno in Svizzera per un corso di approfondimento. E il suo nome è Matteo Kant. Grazie, arrivederci.